Ciao ragazzi, allora due parole sull'ultimo film di Star Wars appena arrivato nelle sale che conclude la trilogia targata Disney. Allora, secondo me nessuno può dire che l'episodio 9 non sia un film fatto bene. Visto che non c'è la minima sbavatura, l'ascesa di Skywalker a livello estetico è pazzesco, una scena è più bella di un'altra. Andiamo dallo spazio, al mare in tempesta, al deserto, alla foresta, le ambientazioni praticamente ripercorrono tutta la storia della saga e lo fanno con un ritmo pazzesco. A chi mi domanda se il film mi è piaciuto, rispondo di sì, ma con qualche riserva, la prima delle quali è la mia resistenza ad abituarmi alla nuova tendenza del cinema action. Probabilmente, mi spiego meglio, per competere con le numerose serie TV che imperversano nello streaming legale sul web, Hollywood ha deciso di produrre dei film che sappiano sfruttare appieno le potenzialità della sala cinematografica. E quindi escono fuori questi film che dall'inizio alla fine sommergono lo spettatore di stimoli, e questo Star Wars non fa eccezione. C'è veramente tanta, forse troppa azione. Cioè, i dialoghi si riducono all'osso, inseguimenti, spade laser, battaglie aeree, esplosioni non ti lasciano respirare un attimo, e a un certo punto, regà, mi sembrava di stare sulle montagne russe. Ho capito perché qualcuno tipo Martin Scorsese, che non è proprio l'ultimo scemo che passa per strada, ha paragonato un certo cinema contemporaneo ai parchi tematici. Ma questa critica comunque si riferisce a un mio gusto personale. Sicuramente c'è a chi tutto questo piace. Una cosa è sicura, questo film è da vedere in sala. Possibilmente senza gente rumorosa che ciancica i popcorn, che beve rumorosamente quelle cacchio di bibite nei biberon là, o quelli che smanettano sul cellulare pure mentre c'è il film. Cioè, ecco, magari in una sala piena di gente che ancora ha un minimo di rispetto per il cinema e per il prossimo, insomma. Comunque, anche in questo film, come negli altri due di quest'ultima trilogia, i momenti più emozionanti sono quelli in cui compaiono i personaggi degli episodi 4, 5 e 6, cioè i personaggi della prima trilogia. Mancava Palpatine, sono riusciti a portare dentro anche quello. Ora possiamo dire che questa serie ha fallito in una cosa: non è riuscita farci appassionare ai nuovi personaggi, cioè alla nuova generazione di eroi. L'operazione nostalgia è riuscita, il rilancio del franchise un po' meno. Parliamoci chiaramente. A qualcuno frega qualcosa di Finn, non parliamo poi di Kylo Ren, che per carità in quest'ultimo film il personaggio ha dato il suo meglio, proprio il massimo che poteva dare. Ma non penso che siano molti quelli che vorrebbero rivederlo sugli schermi. La cosa più bella è stato il personaggio di Babu Frick. Fate veramente 26 spin-off dedicati a Babu Frick. Fate una serie televisiva di 20 stagioni dedicati a Babu Frick. Lo posso dire, tanto non è che svelo non svelo niente. Babu Frick è una specie di hacker dei droidi ed è spettacolare, cioè veramente. Poi avrebbe pure tante potenzialità. Insomma, spero tanto che questo personaggio rispunti fuori, perché veramente, cioè, appena uscito proprio l'ho adorato veramente. Rey è un personaggio invece secondo me riuscito bene, ma come Jedi non mi piace, anche per quanto riguarda i combattimenti con le spade laser. In Star Wars abbiamo visto di meglio, preferivo la calma zen degli Jedi a ste rabbiose scudisciate che si vedono nel film. I combattimenti aerei invece devo dire che sono più che riusciti, sono fantastici e anche innovativi, come quello in cui Poe forza l'iperspazio. Non si erano mai viste queste dinamiche in Star Wars. Un'altra cosa che non mi è piaciuta, non solo in questo film, ma in tutta la trilogia, è una specie di tradimento delle intenzioni. Cioè, all'inizio la trilogia sembrava dirci che la saga stava per arrivare ad un
momento di svolta, la fine della storia familiare degli Skywalker e l'inizio di una nuova poetica di Star Wars che vedeva la forza scorrere ovunque, che quindi potenziali Jedi potevano nascere ovunque, anche negli strati più bassi della popolazione, proprio ovunque. Ecco, arrivato a vedere quest'ultimo film, non dico tanto per non fare spoiler, però diciamo che queste mie speranze sono state disattese. Però all'inizio la trilogia sembrava dire proprio questo, poi però non è stato così e un po' mi ha roduto per questo motivo. Vabbè, comunque per me i singoli film sono da promuovere a pieni voti, la trilogia nel suo insieme così così, diciamo così così. Per chi volesse approfondire questo film, che comunque è bello, è appena uscito in fumetteria e quindi anche da me, questo bellissimo volume, è un volume unico e si chiama In viaggio verso Star Wars, l'ascesa di Skywalker, è una storia prequel del film che è appena uscito nelle sale, quindi praticamente i fatti cronologicamente si posizionano tra l'episodio 8 e l'episodio 9. I disegni sono molto belli, anche la storia merita di essere letta, un volume unico pubblicato dalla Panini e costa 13 euro. Va benissimo, quindi ragazzi io vi saluto, spero che il film vi sia piaciuto, spero che abbiate trovato questo video minimamente interessante. Se vi è piaciuto il film, se vi è piaciuta la trilogia, se non vi è piaciuta, se siete d'accordo con questo o con quell'altra cosa che ho detto, scrivetemelo nei commenti. Che la forza sia con voi, ciao a tutti!